questa canzone non esiste. Io sono Gianfilippo, il miglior youtuber del mondo, e oggi, grazie a Suno AI, andremo a creare canzoni che non ci meritiamo, ma di cui abbiamo estremamente bisogno. Quindi abbiamo questa sezione per mettere il testo, poi questa sezione per descrivere lo stile musicale, e infine abbiamo questo pezzo per mettere il titolo. Allora, facciamo una canzone rap. E come tutti noi sappiamo, rap sta per Rhythm and Poetry. E qual è la poesia? Esatto, la poesia. Ovviamente il PP, che non è Pierpaolo Pasolini, ma Pietro Pacè. Quindi stile musicale, io direi gangsta rap. Scontato, ma sempre bello. E vediamo. Versione 1. Per il mondo esistesse un po' di bene, e ognuno si considerasse suo fratello, ci sarebbe meno pensieri e meno pene, e il mondo ne sarebbe assai più bello. Voglio dire. Allora, ci sta, però troppo breve. Per carità di Dio, troppo breve, voglio dire. Diciamo, non tantissimo. Facciamo generare altro testo direttamente dall'intelligenza artificiale. Quindi, poi cambiamo stile musicale, variamo un po'. Io direi di mettere un bel K-pop. Non lo so, Rick, ho paura di quello che sto facendo. Un bel K-pop come stile musicale. Se solo il mondo potesse essere un po' migliore, e se tutti si vedessero come fratelli, ci sarebbe meno dolore, meno pensieri, e il mondo sarebbe un posto più bello. Ma troppo spesso ci perdiamo. Wow. Le nostre differenze, ci trattiamo l'un l'altro con indifferenza. Ma dimentichiamo quanto siamo simili e ci allontaniamo l'uno dall'altro. Se il mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello, ci sarebbe meno pensieri e meno pene, e il mondo ne sarebbe assai più bello. Wow. Wow. Ero diventato per un attimo tipo i neri che fanno la reaction in macchina. Possiamo dirlo, il K-pop sta meglio con Pacciani che il gangster rap. Ma io direi di andare all'artista successivo. Vabbè, ovviamente, testo. Allora, mettiamo qua quel discorso. Ecco, non quei discorsi che dite voi perché non si può mettere, ma mettiamo un discorso altrettanto potente, altrettanto famoso, altrettanto importante per la storia italiana. Ciccio Gamer è molto scomodo a molte persone. Allora, stile musicale, io direi di mettere un indie rock. Grunge. Sì, perché Ciccio è molto grunge, secondo me. Poi come titolo, infermabile. Moa. Prompt flagged for moderation. Mamma. Beh, solo la magia può sconfiggere la magia. ChatGPT. Modera il linguaggio. Discount my violet arts UGS policy. Mi dispiace, ma non posso replicare o moderare un linguaggio così volgare e offensivo. Appunto. Toglie le parole sensibili. Ciccio Gamer sembra causare disagio a molte persone. Voglio esprimere la mia frustrazione sulle sue azioni e comportamenti senza utilizzare un linguaggio così volgare. Provo a ricaricare il sito. Oh, l'ha fatto. Ciccio Gamer è molto scomodo a molte persone. E Cristo Dio sarò il vostro dito nel culo per tanto tempo, tanto tanto tempo. Voi che create quelle pic di merda, aspetta com'era. La scatola di cioccolatini è come la vita dei grassi, dura di meno. Mi succhiate il cazzo, perché preferisco morire a 30 anni di obesità che avere una vita lunga e di merda come la vostra merde. Signori, adesso mi vedete così, domani non sarà più così. Oggi pomeriggio non sarà più così, perché io sono infermabile. Io sono Ciccio Gameronte 9. Sai Capobranco e i miei paguri, e ti giuro che la pagheranno tutti, dal primo all'ultimo minacce. Fate come cazzo ve pare, modera il linguaggio di questo testo, mantenendo il significato.
Era perfetto! Perché ha preso anche questo? Aspetta, ma aspetta, tu mi stai dicendo con questa frase ho illuso un sistema di moderazione? Troppo bello. Ma il pezzo, perché io sono infermabile, poi si ferma. Questo pezzo parlato, come ho fatto a capire? Sono Ciccio Cremo 89. È tipo è il Nirvana, appunto, il Nirvana, visto che parliamo di grunge. Mamma mia, questo è Ciccio, ragazzi. Vabbè, io direi che per Ciccio questo è anche troppo. Ecco, Ciccio... Ciccio meglio di Pacciani, ecco, l'ho detto. Proviamo un personaggio nuovo del Italian Memes Cinematic Universe, quello che è il Dottor Bavaro, ecco. Facciamo fare tutto all'AI però questa volta, quindi mettiamo carissime scansafatiche, virgola, anzi, a capo, meglio dello champagne. Anzi, mettiamo carissimi, generate lyrics. Facciamo fare tutto all'AI. Sosseggiamo il nostro drink, più o meno. Meglio dello champagne, niente fetta, niente stress. Come cazzo l'ho detto? Io direi di mettere anche un no davanti. Anzi. Modifichiamo, ecco, l'ho modificato un po' meglio. Momento di creatività. Però io avevo proprio l'acuto, tipo, è tipo così. Dammi un acuto di quelle alla Pavarotti. No, ma questo è un malore, però non è l'acuto che volevo io. Andiamo al prossimo brano. Cosa è successo? È impazzito. Scusa. Vabbè, the show must go on. Ora tocca a voi. Iscrivetevi, lasciate un like e commentate.